Buongiorno a tutti, sono Grignani Filippo e faccio innanzitutto un ringraziamento a Enzo D'Onofrio e un saluto ai visitatori del sito di Locate Viva. Ci troviamo quest'oggi, questo pomeriggio un po' piovoso, al santuario della Madonna della Fontana Locate Triulzi, un luogo di memoria sia religiosa che storica del nostro paese, per fare un accenno a un lavoro che ho svolto, un lavoro di storia popolare che ho svolto su Locate, a un anno dalla sua pubblicazione, in prossimità, diciamo, delle festività natalizie, per ricordare la memoria, una parte della memoria storica di Locate. Questo lavoro che ho svolto è iniziato in maniera un po' in sordina, diciamo. Sarebbero dovuti essere dei brevi racconti di storia popolare, e invece col tempo il materiale si è raggruppato, si è aggiunto, è diventato sempre più consistente, fino ad arrivare alla pubblicazione di questo libro intitolato All'Umbria d'Lagabada. Un titolo, cioè un libro che ha già un titolo dialettale per sottolineare le radici popolari della terra in cui viviamo, del nostro paese, situato nella bassa milanese. E ricordare questo lavoro è per me un piacere e vorrei proporlo anche a voi che state guardando questo video, perché è stato anzitutto un viaggio nella memoria del nostro paese, attraverso il racconto di tante persone anziane che ho incontrato, di tante memorie che si sono messe assieme e ognuno ha dato il suo piccolo contributo. Tante persone che purtroppo alcune ci hanno lasciato, ma che continuano a vivere all'interno di questo libro, e vorrei sottolineare in particolare la nostalgia che un paese che è cambiato tanto, e noi oggi che siamo qui al santuario della Fontana ci accorgiamo di questo cambiamento, proprio perché attorno a noi, nelle campagne, attorno a Locate, le cose da diversi decenni a questa parte sono cambiate, stanno cambiando e chissà, forse cambieranno ancora. Il bello di questa ricerca è stato riscoprire luoghi e personaggi dimenticati, far ritornare alla memoria, far rivivere alcuni luoghi di incontro storici per il nostro paese. Pensiamo ad esempio all'Albergo della Corona, pensiamo alla cooperativa, pensiamo al giardinone che era il parco pubblico del castello dei Trivulzio, completamente trasformato dopo la Seconda Guerra. E assieme alle ricerche che ho condotto per scrivere questo libro, che comprendono sia testimonianze di persone, di anziani, che documenti d'archivio a Milano e a Locate, ho avuto anche la fortuna di mettere assieme un archivio fotografico nutrito, per avere un riscontro visivo di quello che mi è stato raccontato, per veramente stupirsi ritrovando fotografie scomparse, ritrovando stampe d'epoca, di quanto fosse bella Locate una volta. E anche di questo devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, ciascuno con il proprio piccolo contributo. Un vivo ringraziamento ancora a Locate Viva per lo spazio che mi è stato dedicato, e per i più curiosi e interessati una lettura di questo libro
intitolato All'Umbria della Gavada. Un saluto dall'autore Filippo Grignani su Locate Viva da Locate Triulzi. Perfetto.